Dall'economia dell'ambiente, nuove opportunità occupazionali nel terziario, l'impegno della CISL e della Fisascat. Evoluzione dei sistemi di istruzione e formazione del mercato del lavoro italiano, presentato alla Camera dei Deputati il rapporto 2009. Innovare la formazione per migliorarne la qualità, il convegno del Fondo Interprofessionale Forte. Nell'approfondimento la piattaforma della CISL contro la violenza sulle donne. Bentornati al TG Lab, questa settimana iniziamo da un tema da sempre di grande attualità, quello della salvaguardia dell'ambiente e delle prospettive occupazionali nei settori della green economy. I dettagli nel servizio di Fulvia Silvestroni. Secondo le più recenti statistiche, ad oggi in Italia sono quasi 850.000 le persone occupate nel settore dell'ambiente, ma nei prossimi anni potrebbero addirittura raddoppiare se si investisse sempre di più nelle energie rinnovabili. Insomma, la tutela ambientale potrebbe crescere di pari passo con le opportunità occupazionali in tutti i settori, del terziario e dei servizi. Un marketing green strategico che può avere ricadute positive anche sugli altri settori dell'economia italiana, a partire dal turismo, fino ad arrivare alle professionalità più specifiche dei diversi comparti, con ricadute addirittura sulla cosiddetta banda larga di cui si parla tanto in questi giorni. Un'economia, quella green, che vedrà l'impegno del governo e sarà sostenuta da tanti, comprese la Fisascat e la CISL, che il 1° dicembre presenterà in un convegno a Roma considerazioni e proposte sui grandi temi dell'ambiente e dell'energia. La banda larga significa investire sul futuro. Con internet veloce il nostro paese può recuperare la difficoltà di competizione che abbiamo con gli altri paesi. Il governo Berlusconi lo ha nei suoi punti programmatici. La banda larga nel nostro paese si farà e si farà in tempi celeri. Mi pare l'unica strada da prendere da parte di chi deve rielaborare, deve ristrutturare il sistema produttivo, indirizzarsi verso la green economy non per moda ma per necessità, credo che sia importante. La green economy è una grande opportunità che sta nascendo, che nascerà nei prossimi anni. In altri paesi, come ad esempio negli Stati Uniti, si sta investendo parecchio nella green economy, che è un complesso di attività finalizzate a tutelare l'ambiente. In futuro bisognerà soprattutto lavorare per un ambiente e per attività ecocompatibili. In questo nasce questa nuova economia della green economy, l'economia verde. In questa economia occorrerà investire per creare tanti posti di lavoro, soprattutto per i giovani che ne hanno molto bisogno proprio in questo periodo di crisi. L'ISFOL ha presentato alla Camera dei Deputati il rapporto 2009, una fotografia sull'evoluzione dei sistemi di istruzione del mercato del lavoro ed un'attenta analisi sul ruolo della formazione nel contesto europeo ed internazionale. Ai nostri microfoni il Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi ed il Presidente dell'ISFOL Sergio Trevisanato. Va rivalutato per molti aspetti l'apprendistato e va rivalutata la formazione tecnica, l'istruzione tecnica e professionale. Complessivamente noi dovremo accompagnare moltitudini di persone a nuove professionalità, nuove competenze che insieme sappiano essere trasversali e specialistiche. Ho fatto l'esempio, per esempio, di un lavoratore adulto. Noi dobbiamo garantire che la sua formazione, il suo retraining, perché torni ad essere occupabile quanto prima possibile, la si deve fare in un ambiente produttivo, o in un'azienda, o nell'azienda alla quale è ancora legato, perché per fortuna è cassa integrato e non ancora disoccupato, o se disoccupato comunque in contesti nei quali si percepiscano gli impulsi produttivi. E convochiamo un tavolo Stato, Regioni, Parti Sociali, l'ho annunciato altre volte, ma questa volta ci siamo, abbiamo i due rapporti sulla base dei quali realizzare questo tavolo. Ma dobbiamo investire straordinariamente sulle competenze delle persone e farlo questa volta davvero, dopo il fallimento storico della formazione italiana degli adulti, farlo in modo che serva. Le risorse ci sono perché noi abbiamo tre fonti di risorse, la legge 236, i fondi interprofessionali e il fondo sociale europeo. I fondi interprofessionali sono cresciuti, addirittura con l'ultimo arrivato che riguarda i servizi, credo siamo arrivati a quota 18, e la cosa che secondo me deve essere ancora sufficientemente approfondita è l'interrelazione, la correlazione tra le diverse fonti finanziarie. Da una parte i fondi interprofessionali che manovrano grosso modo 400 milioni di euro l'anno,
e dall'altra invece il Fondo Sociale, la 236 e tutte quelle iniziative che fanno riferimento alle risorse nazionali e regionali. Ecco, probabilmente politiche di integrazione tra queste due forme di finanziamento potrebbero consentire di un'azione migliore sia sui piani aziendali che sui piani territoriali. E continuiamo a parlare di formazione, quella offerta dal Fondo Interprofessionale Forte. I dettagli sulle ultime iniziative nel servizio di Gloria Proia. Il Fondo ha stanziato oltre 300 milioni di euro per la formazione dei lavoratori occupati presso le aziende aderenti e sono stati formati oltre 900.000 lavoratori e all'incirca 6.000 sono state le aziende che hanno beneficiato della formazione. Un'attività intensa, quella del Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua dei Lavoratori del Terziario, che nei giorni scorsi ha organizzato a Roma un workshop di riflessione su come sia possibile innovare la formazione per migliorarne la qualità. Stiamo facendo un'analisi di un campione dei piani formativi da noi finanziati per vedere quali sono le linee più significative di questi piani e per ricavare da questa indagine una serie di buone pratiche che possiamo proporre all'insieme delle imprese, delle agenzie di formazione che ruotano attorno al fondo. Cosa stiamo facendo noi alla luce delle direttive europee? Cosa gli altri fondi europei ci possono suggerire? Carrefour. Le organizzazioni sindacali hanno presentato alla direzione del gruppo Carrefour la piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale. Nei mesi scorsi è stato proclamato lo stato di agitazione dei 25.000 lavoratori del gruppo della grande distribuzione in seguito alla disdetta unilaterale aziendale dell'applicazione del CIA, scaduto il 31 dicembre 2007, applicazione ripristinata fino al 31 dicembre 2009 dal decreto della Pretura di Torino che ha dichiarato antisindacale la disdetta del contratto integrativo aziendale. Cooperative sociali, avviata la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale per gli oltre 200.000 addetti del settore. Le organizzazioni sindacali, nell'auspicare una rapida conclusione del negoziato in coerenza con quanto indicato dalla riforma degli assetti contrattuali, hanno posto l'accento sulla necessità di affrontare seriamente il grave problema degli appalti gestiti al massimo ribasso e di migliorare l'efficienza della committenza garantendo nel contempo la tutela dei lavoratori del settore. Le trattative proseguiranno il 14 dicembre 2009 e il 19 gennaio 2010. Agenti e rappresentanti, le organizzazioni Fisasca CISL, Wiltux Will, FNARC, FIARC, USARCE e UGL presenteranno a Roma il 3 dicembre il documento unitario relativo alle rivendicazioni fiscali per fronteggiare la crisi che ha colpito pesantemente i lavoratori del settore e che verrà sottoposto all'attenzione dei ministeri e delle commissioni parlamentari competenti, unitamente alla richiesta di audizioni specificatamente dedicata al tema. Tra le principali richieste, la deducibilità delle spese di acquisto delle autovetture, la riduzione dei contributi di previdenza INPS per gli agenti all'inizio della loro attività, la definizione di autonoma organizzazione per la figura dell'agente di commercio ai fini del pagamento dell'IRAP e l'estensione alla categoria dei contributi all'aggregazione. Banco Alimentare. Sabato 28 novembre si svolgerà in tutta Italia la giornata nazionale della colletta alimentare organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus e dalla Compagnia delle Opere. In oltre 7.600 supermercati, più di 100.000 volontari inviteranno le persone a donare alimenti non deperibili che saranno distribuiti a circa 1.300.000 di indigenti attraverso gli enti convenzionati tra cui mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà e centri d'accoglienza.